giusto per integrare un attimo proprio l'informazione, che forse è giusto. Io ho avuto la fortuna di frequentare Montaldo una volta, almeno una volta alla settimana, era quasi un obbligo che mi imponeva, di andare a cena da lui, prima a casa sua a Roma, in via ai Prati, e poi quando veniva, tu citavi le terme, alle terme di Stigliano ogni anno, le terme di Stigliano sono vicino al lago di Bracciano, a un'ora da Roma, e lì passavano l'intera estate con Vera Pescarolo, coetanea di Giuliano, lei nuotando e lui guardandola nuotare, no? Però spiritoso, sempre pieno di battute. L'ultimo periodo, quest'ultimo periodo, è stato vissuto come fosse stata una scelta consapevole verso la fine. Aveva 92 anni, ma lucidissimo, con grossi problemi di movimento alle gambe, quindi costretto ad una carrozzetta, ma anche Vera su una carrozzetta, che ha avuto dei problemi respiratori a un certo punto. Ma sapete cosa è successo? Non so se si può raccontare, ma forse sì, perché il senso, scusate, noi parliamo di memorie e di ricordi legati alla morte. Giuliano si è lasciato andare come un eroe della filosofia greca, dei tempi dei grandi filosofi greci. Eravamo in quattro a tavola, lui, Vera, io, mia moglie, Orsetta. Arrivavano questi piatti che lui ordinava con il ristorante che apriva mezz'ora prima dell'ora necessaria, apriva apposta per lui, era previsto alle 19.30 l'apertura del ristorante delle Terme di Stigliano e per lui aprivano alle 19, quindi bisognava andare prima per cenare con lui, in un'ora insolita per cenare alle 19. Arrivavano questi piatti che lui ordinava e cominciava una strana distribuzione da parte di... Lui prendeva, dopo aver assaggiato un po' la roba del suo piatto, prendeva con un cucchiaio, una forchetta, quello che c'era, e lo trasferiva nel mio piatto un pezzo, nel piatto di Orsetta un altro, nel piatto di sua moglie, sempre più seccata di questa distribuzione dei pani e dei pesci. La prima volta. Poi arrivava un schermo e noi facevamo, come dire, buon viso a cattivo gioco, nel senso che è come sei generoso, Giuliano, va bene. Era un modo carino di reagire. Arrivava una seconda portata, sempre roba leggera, pure questa roba qui, no? E lui di nuovo faceva sto giro. Ma questo è successo la prima volta, ma la seconda volta, la settimana dopo, che ha fatto la stessa cosa, io per primo, ma anche Orsetta, ci siamo rifiutati di continuare a mangiare per conto suo, diciamo. Sapete che ha fatto? Quando non ha trovato, come dire, ospitalità nei piatti altrui, ha preso tutta la roba che aveva lì e l'ha buttata al di là della siepe, perché voleva lasciarsi andare. Era una maniera di... lo sapeva, l'aveva messo nel conto. L'unico suo grande, enorme problema era: ma me ne devo andare io da solo, prima di Vera, Vera prima di me? Vera sta bene, c'ha un problema anche lei di età, carrozzella, e vive però con felicità, che l'abbiamo vista prima di partire, la memoria di Giuliano con una straordinaria leggerezza, se questa è stata la donna più forte del mondo, una produttrice tosta, dura, follemente innamorata di Giuliano e Giuliano di lei, tanto che hanno scritto recentemente, prima, un anno fa è uscito, un libro che si chiama Una grande storia d'amore, che è la loro storia personale, intrecciata. Ecco perché mi permetto di parlare del personale, perché l'hanno raccontata già, questo è un capitolo a me ulteriore, intrecciata alla loro storia professionale. Tutti i film che hanno fatto insieme, con lei che era il braccio destro e il braccio sinistro di Giuliano nel lavoro. Vera vive questa, ricordando, e ogni volta che la si va a trovare, mi raccontate le storie che raccontava Giuliano? Impossibile, perché come ha detto, Giuliano aveva una verve naturale di attore, sembrava Gino Bramieri di un tempo, capace di raccontare barzellette in una battuta con una sola frase, farci ridere tutti. E Vera vive anche di questa meravigliosa storia fatta delle storielline che Giuliano qualche volta dimenticandosi di averle già raccontate almeno altre tre volte prima. Ma questa è la vita anche, bellissima vita di Giuliano Montaldo e di Paolo Taviani, e a suo modo di Gian Maria Volonté. Grazie. Grazie.